Giorgio Soriano del Movimento 5 Stelle che è in collegamento con noi da Brescia. Buongiorno, buongiorno a tutti Buongiorno. voi. Innanzitutto il Movimento 5 Stelle ha supportato, chiedendo ai cittadini di votare favorevolmente, quindi dal punto di vista anche comunicativo, questo referendum, ma l'ha supportato anche attraverso i propri consiglieri regionali in Veneto e in Lombardia in maniera molto pragmatica. I due quesiti che i cittadini lombardi e veneti hanno potuto leggere in Lombardia sul tablet e in Veneto cartaceo sono quesiti che sono stati scritti con il grande protagonismo dei consiglieri del Movimento 5 Stelle. Stelle che hanno redatto direttamente quei quesiti. E questa è una fortuna perché io ho avuto modo di vedere i quesiti che erano stati proposti, in particolare un paio in Veneto da alcuni consiglieri della Lega Nord, in quel caso o sarebbero stati bocciati o non sarebbero stati nemmeno ammessi perché erano contro la Costituzione. E quindi in maniera molto pragmatica i nostri consiglieri regionali in Lombardia e in Veneto hanno agito proprio in questa direzione, supportando per l'appunto il quesito, introducendo in Lombardia anche una bella novità che è quella del voto elettronico, che nonostante la sperimentazione Ecco, abbia dato qualche qualche problema, ritardo, sì, comunque appunto, sia, qualche è problema a molto Milano. importante, sarà molto importante per il futuro e soprattutto a differenza per esempio del Partito Democratico non ha chiesto ai cittadini di astenersi, perché io voglio ricordare che il Partito Democratico in Lombardia ha dato libera espressione, in alcuni casi ha anche detto ai cittadini di non andare a votare e anzi io ho registrato che alcuni parlamentari del Partito Democratico hanno addirittura aperto dei comitati per il no al referendum in Lombardia. A differenza di tutto ciò, noi siamo stati molto coerenti, abbiamo supportato il referendum e oggi Grazie. siamo contenti che questo referendum sia stato portato avanti. Una cosa importante però da ricordare è che i presidenti di regione della Lombardia e del Veneto, Lombardia è 4 anni e mezzo che è in carica, in questi 4 anni e mezzo con un mandato popolare molto forte che ha portato il presidente Maroni ad avere quella carica, non sono riusciti a fare niente. Noi siamo contenti che il referendum di oggi dia una Grazie. spinta in più. Bisogna essere sinceri e dire il residuo Allora, fiscale, ossia la questione delle tasse e della spesa, c'entra poco. È molto importante che si concluda e si quagli qualcosina sulla questione delle competenze, visto che la grazie. Lombardia è una regione che potrebbe fare un po' di più dal punto di vista ambientale e dal punto di vista della sanità dei propri Grazie, cittadini. grazie. Il tema dell'autonomia può essere un terreno di scontro o di incontro con future alleanze per voi? È un tema che riguarda l'agenda politica del Movimento 5 Stelle e il dato di oggi è che i cittadini lombardi e veneti possono sapere e sanno che il Movimento 5 Stelle tiene non tanto all'autonomia ma all'utilizzo di competenze, all'utilizzo di fondi che già sono destinati alle regioni, ma che vengano utilizzati per le peculiarità di queste regioni e oggi i Grazie. cittadini per l'appunto lombardi e veneti potranno decidere a livello regionale, a livello governativo di dare l'opportunità al Movimento 5 Stelle di fare bene per i propri Grazie, cittadini. grazie.